È iniziata ieri la nuova avventura di Max Allegri, un Max Allegri che rientra all'interno del mondo Juve con un entusiasmo ritrovato, diciamoci la verità, con un entusiasmo che lo vede come un bambino beccato con le mani nella marmellata, cioè un bambino che non vedeva l'ora di rientrare all'interno del campo di gioco, del campo di allenamento. Ed era un Max Allegri entusiasta, veramente entusiasta di questo nuovo progetto Juve, che riparte proprio da lui. C'è stato un video messo sui social dei bianconeri che ha evidenziato questa voglia di Max di rientrare proprio al massimo, di rientrare proprio all'interno di quella che è la sinergia creatasi negli ultimi anni con la Juventus. Alla continassa a bordo campo c'erano anche Pavel Nedved e arriva bene un segnale di appoggio, diciamo, dalla società. C'era anche Cherubini ovviamente ad assistere al primo allenamento per dare come se fosse un segno di fiducia nei confronti dell'allenatore che era stato cacciato, a cui era stata levata la fiducia nonostante i tanti trofei. Ecco che ora invece ritorna la Juventus ad avere questo tipo di fiducia con Max. Attenzione però, perché non arrivano soltanto buone notizie, perché arriva anche una pessima notizia, diciamoci la verità, una pessima notizia in casa Juventus. E quindi cerchiamo di capire cosa sta capitando all'interno del mondo Juve. Io prima di cominciare, come al solito, vi chiedo il solito supporto, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella e supportateci attraverso un semplice like, è semplice, è gratuito e quindi non vi costa nulla. Non vi costa nulla neanche scaricare OneFootball, perché è l'unica applicazione in giro che vi consente di essere sempre aggiornato a tutte le squadre in maniera del tutto gratuita. Qui sotto in descrizione vi lascio il link per poterla scaricare, voi cliccate in questo link che c'è qui sotto e l'avrete nel vostro cellulare a livello del tutto gratuito, ed è anche personalizzabile, quindi se avete una squadra del cuore la potete inserire addirittura la competizione o il giocatore del cuore, e quindi a quel punto quell'app diventerà vostra immagine e somiglianza. Io ve la consiglio perché sono il primo a utilizzarla per potermi informare in merito a tutte le notizie di mercato, di calciomercato, di Serie A, Champions League, quindi ve la consiglio caldamente. Qui sotto in descrizione vi lascio il link per poter scaricare OneFootball. E allora, primo allenamento stagionale per i bianconeri, ma nasce subito un problema per la Juventus, perché calcificazione a Tibi e Perone hanno convinto Arthur a mettersi sotto i ferri, sottoporsi ad una operazione chirurgica. Lo vedo qui proprio dalle immagini, c'era un Arthur che aveva cominciato ad allenarsi, un Arthur che aveva cominciato a mettersi a disposizione. Ne avevamo parlato qualche tempo fa in merito a questa situazione, avevo detto come il giocatore fosse indeciso se operarsi subito o mettersi subito a disposizione dell'allenatore per cercare di capire il da farsi. Ecco, il brasiliano alla fine ha deciso, è bastato un giorno di allenamento, il primo giorno, per capire che non ce la faceva andare avanti, forse anche il confronto con lo staff, lui forse aspettava questo. Tanti tifosi in questo momento lo stanno un po' accusando di questa situazione, cioè perché non ci hai pensato prima? Secondo me l'ex Barcellona, che dovrà star fuori un paio di mesi a questo punto, quindi lo vedremo con ogni probabilità tra fine settembre e i primi di ottobre, ha cercato di recuperare, quindi di giocarci su senza doversi operare. Però, appunto, come dicevo, molti si sono detti, ma perché non ha cercato di in qualche modo di operarsi prima, e quindi operarsi a fine stagione, non era neanche stato convocato per la Coppa America, quindi poteva approfittare di quella pausa e poi tornare in forma già da agosto-settembre. Un danno quindi non da poco per Allegri, però allo stesso tempo è stato lo staff a voler decidere tutto insieme, quindi nel momento in cui ci si è riuniti tutti insieme, valutato proprio il problema e l'entità del problema del giovane e centrocampista brasiliano, ecco che ora si è deciso per l'operazione. Un'operazione quindi che a questo punto è un danno evidente per Allegri, che aspetta Locatelli dal mercato, ma che allo stesso tempo poteva avere in Arthur, visto che è uno dei pochi giocatori che non è stato in nazionale, quindi fin da subito utilizzabile e utile. Poteva avere lui come giocatore anche per cominciare a dare un'idea a questo centrocampo Juve. E invece così non sarà, perché si opererà, perché si sta operando però magari in queste ore, e tornerà, quindi si parla di un ritorno, come detto, per ottobre. Quindi
Arthur ha puntato sul lavoro specifico, ha provato a superare il dolore cercando di capire se potesse essere una cosa in qualche modo superabile. Ma invece il ritiro è stato abbastanza evidente, il primo giorno il ritiro è stato abbastanza evidente, quindi si va verso l'operazione. Come detto, si parla di un'operazione non complicatissima, però è comunque un intoppo per la Juventus. A questo punto, i media oggi parlano di Juventus che in qualche modo deve accelerare i tempi del mercato. Prima di tutto come? Attraverso l'incontro che avverrà in queste ore tra Juventus e Sassuolo proprio per Locatelli e quindi mettere a segno quel primo tassello importante per il centrocampo. Secondo, si parla addirittura di una cessione forzata, e ripeto forzata, tra uno dei centrocampisti e nei centrocampisti, nel polverone dei centrocampisti, oltre a Ramsey viene inserito anche Bernardeschi. Quindi i media non fanno altro che inserire all'interno del polverone del centrocampo anche Bernardeschi, o comunque un giocatore che possa lasciare il posto numericamente a Locatelli, ma eventualmente anche un altro centrocampista. Perché fino ad ora abbiamo detto che i centrocampisti sono quelli, Ramsey è il partente e Locatelli dovrebbe subentrare. Nel momento in cui Arthur comincia la stagione in questo modo, la Juventus potrebbe anche ragionare sull'ipotesi ulteriore acquisto. Anche se, in tutto questo c'è da considerare un aspetto, secondo me molto importante, ossia una presenza all'interno del ritiro della Juventus, che è quella appunto di un giocatore che aveva dato già ad Allegri l'impressione di poter essere un giocatore di alto livello. L'impressione di poter fare grandi cose anche nel calcio che conta. Ed è un giocatore che ieri lo abbiamo visto già fin da subito attivo e propositivo, cercando di vo e volendo in qualche modo convincere Mister Max Allegri a poter puntare su di lui. Stiamo parlando di Fagioli, che era ieri all'interno di quello che era il contesto Juve, alla Continassa, cercava in qualche modo di sgomitava tra i vari talenti juventini per cercare di dimostrare a Max Allegri di poter puntare su di lui anche il prossimo anno. E quindi cerchiamo di capire quante possibilità poi ci sono di vedere Fagioli all'interno di questa Juve. Allora, facciamo un passo indietro e andiamo indietro di 3 anni, quando nel settembre del 2018 Max Allegri, in una conferenza stampa, parlò di un giovane 17enne. Andiamo a leggere le sue parole, quindi cerchiamo di capire a cosa cosa facciamo riferimento. Noi abbiamo un ragazzo che è un classe 2001, è un 17enne, e adesso ve lo dico, vederlo giocare a calcio è un vero piacere. Si chiama Nicolò Fagioli, è un piacere perché conosce il gioco, ha i tempi di gioco giusti, sa come smarcarsi, sa quando e come passare la palla. Non ne escono tutti gli anni di ragazzi così. Questo era il commento che aveva fatto anni fa Max Allegri di Nicolò Fagioli. Di Nicolò Fagioli aveva un po' in qualche modo entusiasmato il fatto di avere in cabina di regia i tempi giusti che non tutti i registi hanno. E nel calcio di oggi sono sempre meno i registi, sono sempre meno i giocatori che si prendono la responsabilità di andarsi a prendere il pallone, la responsabilità di prendere il pallone, girarsi e impostare, dare i tempi di gioco a una squadra. Ed è per questo che i tempi a Max Allegri fece molto molto piacere vedere invece all'opera un giocatore come Nicolò Fagioli. E se ci fate caso, nel mondo del calcio non sono sempre meno i registi. Ad oggi si parla addirittura di un Jorginho che potrebbe essere pallone d'oro perché nell'Italia ha fatto grandi cose e me l'ha fatta anche al Chelsea. Ma se ci fate caso, sono veramente pochi, e dico pochi, i registi, almeno in Europa. Ed è per questo che quando ne nasce qualcuno di talento, soprattutto come un ragazzo che ai tempi aveva 17 anni, un allenatore come Max Allegri ne nota subito il talento. Ecco, Max Allegri a distanza di 3 anni ritrova Nicolò Fagioli e Nicolò Fagioli nel frattempo ha maturato un'esperienza nell'Under 23 che potrebbe consentire a Max Allegri di poter dare quella fiducia necessaria a un giocatore che forse ne avrebbe tutto il diritto. Perché se 3 anni fa si parlava così di questo ragazzo, ora, alla soglia dei 20-21 anni, si potrebbe essere pronti a fare un salto di qualità. E magari l'infortunio di Arthur potrebbe rappresentare una porta spianata, una strada spianata nei confronti di una semititolarità per Nicolò Fagioli in attesa dell'arrivo di Locatelli. Sarebbe bello vedere Fagioli, e quindi uno dei prodotti calcistici dell'Under 20 della Juventus, titolare o comunque un giocatore che
su cui si possa dare, su cui si possa dare veramente fiducia, su cui si possa puntare per la prossima Juventus. Perché si parla tanto di Under 23, si parla tanto di eventuali acquisti alla Juventus, si parla tanto di acquisti alla Juventus nel settore Under 23 per rinforzare quel reparto. Ieri abbiamo visto per esempio nel ritiro gente come Dragosin, come Felix Correa, sono tutti giocatori che speriamo di vedere nella prima squadra. E quando certi prodotti nascono da sé, è evidente che l'orgoglio è ancora di più, soprattutto per chi lavora in quel settore. Anche perché ti ritrovi dei giocatori affidabili senza pagarli cifre astronomiche. I Dragosin e i Felix Correa sono operazioni di mercato che hanno avuto un costo, di certo, non sono operazioni dispendiose, proprio perché li prendi molto giovani. Ecco, vedere Nicolò Fagioli in questo momento al posto di Arthur potrebbe essere una bella occasione di mercato. Io sono sempre più convinto che con la Juventus dovesse chiudere seriamente il colpo Locatelli. Secondo me, Nicolò Fagioli sarebbe il diretto sostituto, la diretta riserva di Locatelli. Quindi davanti alla difesa ci sarà Locatelli e Nicolò Fagioli sarà il giocatore che eventualmente andrà a sostituire in certe partite proprio il giovane, l'altro giovane Manuel. Quindi pensate a un Nicolò Fagioli di 20 anni che è la riserva del titolare, che è Manuel Locatelli che ne ha 23. Insomma, una bella boccata d'ossigeno verso la Juventus che negli ultimi anni, soprattutto in quelli di Max Allegri, era una squadra piena, pienissima di ragazzi forti di talento, ma over 30. Ecco, questa sarà una grande sfida per Allegri, una nuova sfida, riaffidarsi a una squadra molto più giovane. Cioè la Juventus ha esonerato Allegri con una squadra che era oltre i 30 anni, la riprende Max, e quindi fiducia nuovamente a Max Allegri nei confronti invece di una Juventus che ora è molto ma molto più giovane. Ditemi la vostra, quindi qui sotto nei commenti, se secondo voi l'acquisto, o meglio l'operazione di Arthur non comporterà un ulteriore acquisto, ma comporterà semplicemente l'avanzamento di gerarchia di Nicolò Fagioli, che potrebbe appunto prendere campo e prendere spazio all'interno della nuova Juve di Max Allegri. Sono curioso di sapere la vostra, quindi ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. It's been hard, you know.